Molti anni dopo, quando diviene la prima donna a capo del partito conservatore, sbatte il libro di Hayek su un tavolo dicendo: questo è quello in cui crediamo. Vorrei dire che quando ero giovane, soltanto i vecchi credevano nel libero mercato. Quando ero un uomo di mezza età, ero praticamente il solo a crederci. E ora ho il piacere d'aver vissuto tanto a lungo da vedere che i giovani iniziano a credere nel libero mercato. È un cambiamento epocale. Margaret Thatcher fu eletta primo ministro il giorno del compleanno di mio padre. Lui le inviò un telegramma da Friburgo. Grazie, è il miglior regalo che potessi ricevere per il mio 80° compleanno. Qualche giorno dopo la Thatcher gli rispose da Downing Street: caro professor Hayek, sono fiera di aver imparato così tanto da lei negli ultimi anni. Lo spirito imprenditoriale era stato represso per anni. Dal socialismo, da tasse troppo gravose, normative troppo rigide e una spesa pubblica troppo alta. La filosofia era nazionalizzazione, centralizzazione, controllo. Tutto questo doveva finire. La Thatcher riduce la spesa, taglia i finanziamenti alle imprese. Migliaia di società falliscono, la disoccupazione aumenta. Molti la considerano una donna spietata. Raramente il paese è stato così diviso. Gli economisti keynesiani esortano la Thatcher a utilizzare il denaro pubblico come ammortizzatore sociale. Lei li ignora. Coloro che ci esortano a diminuire la pressione, a spendere ancora denaro pubblico per aiutare i disoccupati e i piccoli imprenditori, non sono buoni, compassionevoli o generosi. Ho soltanto una cosa da dire. Se volete fare marcia indietro, accomodatevi. La Lady non torna sui suoi passi. In Inghilterra lo scenario della battaglia è delineato. In America lo scontro sta per cominciare. L'economia statunitense sta attraversando la sua peggiore crisi dai tempi della Grande Depressione. L'industria ha rallentato la crescita, la disoccupazione è in aumento. Alla guerra del Kippur segue un embargo del petrolio. Gli americani si ritrovano a far la fila alle stazioni di servizio e intanto tutti i prezzi continuano a salire. Reagan ha la stessa filosofia economica di Margaret Thatcher. Sono più di 20 anni che Reagan combatte l'ortodossia keynesiana a favore delle idee di Hayek e Friedman sul libero mercato. Gli americani scelgono di cambiare. Reagan diventa presidente. La situazione era questa. L'unico modo per far scendere l'inflazione era per mezzo di una contrazione monetaria delle spese. E questo non si poteva fare senza causare una recessione. Ovviamente nessuno desidera la recessione, ma ricordo che il presidente Reagan disse questa famosa frase: se non ora, quando? Se non noi, chi? La disoccupazione arriva al 10%. Nessuno si rendeva conto di quanto sarebbe stata dura. Ci vogliono 3 anni. 3 anni di rabbia e di sacrifici per milioni di americani. Ma nel 1982 il drago dell'inflazione viene finalmente ucciso.
Sin dal primo giorno abbiamo lavorato sodo per rimettere in sesto le macerie economiche che ci hanno lasciato. La chiamano Reaganomics. Si basa su quattro elementi chiave. Il primo era una moneta solida. Il secondo, deregulation. Il terzo era basse aliquote d'imposta. E il quarto, una spesa pubblica limitata. Oggi sembra un programma molto convenzionale, ma all'epoca Reagan venne considerato un estremista dai suoi avversari. I tagli alle tasse fatti da Reagan, i più consistenti nella storia, creano un enorme deficit allo Stato. Ma l'economia ha cominciato a marciare di nuovo. Non ci sono dubbi che le misure adottate da Reagan, la diminuzione delle aliquote d'imposta e la deregulation, diedero impulso alle forze costruttive del libero mercato. E in effetti, dall'83 in poi, si è registrata una crescita costante. Reagan e la Thatcher cambiano in modo radicale l'economia degli anni Ottanta. Thatcherismo e Reaganomics sono due neologismi coniati per due politiche economiche molto simili, entrambe ispirate alle teorie ultraliberiste di von Hayek. Mentre Washington taglia con decisione tasse e sussidi ai disoccupati, in Inghilterra iniziano le grandi privatizzazioni delle principali industrie di Stato. Il governo Thatcher mette in vendita uno per uno i nodi vitali dell'economia inglese. L'elettricità, i telefoni, il petrolio, il gas, il carbone, l'acciaio, i treni e gli aerei, persino l'acqua. In breve tempo, i due terzi delle industrie statali vengono sottratte al controllo del governo e vendute ai privati. Il fatto che Reagan e la Thatcher fossero in carica allo stesso tempo fu enormemente importante affinché l'opinione pubblica accettasse un approccio diverso alle politiche economiche e monetarie. Un giorno il ministro degli esteri e il ministro delle finanze di un altro paese mi dissero: non era mai successo che un primo ministro britannico riducesse le frontiere del socialismo. Vogliamo sapere che cosa accadrà, perché se lei riuscirà in questa impresa, altri seguiranno il suo esempio. Fino ad allora la tendenza dominante era quella di contenere il comunismo, ma per me e per Reagan questo non era sufficiente. Dichiarammo apertamente che il comunismo non avrebbe mai potuto vincere. Intraprendemmo una dura battaglia ideologica a favore del mondo libero. Signor Gorbaciov, apra questa porta. Signor Gorbaciov, abbatta questo muro. Due anni dopo, il 9 novembre dell'89, quel muro viene abbattuto. Per il capitalismo si aprono le porte di un nuovo immenso mercato, prima l'ex Unione Sovietica, poi anche la Cina, l'India e il resto dell'Asia. È il trionfo del liberismo, di una crescita economica planetaria e senza regole. In una parola, è la globalizzazione. Quello che von Hayek aveva sempre sognato. A dettare la legge adesso non sono più i governi, ma sono le banche d'affari, i grandi gruppi di investimento che hanno un solo obiettivo, il profitto. Fare soldi che producano altri soldi. L'economia reale, insomma, l'economia reale viene travolta dalla finanza. È un nuovo boom fatto di nuove, pericolosissime illusioni. Una finanza fittizia basata sulla moltiplicazione del debito su strumenti finanziari nuovi e pericolosi, complessi e interconnessi. Ma è un sistema, per l'appunto, un sistema instabile, fragile. I segnali d'allarme ci sono, ma vengono ignorati. Le crisi, piccole e grandi, si succedono di anno in anno, finché all'improvviso è troppo tardi.
Una voragine da 2 trilioni di dollari, quasi 2.000 miliardi di euro. Alcune delle più importanti banche mondiali fallite, indici di borsa dimezzati, case deprezzate del 40, forse del 50%, centinaia di migliaia di posti di lavoro a rischio, milioni di famiglie sul lastrico. Siamo arrivati al punto che la recessione adesso è davvero globale. È una crisi globale, nessuno è immune, nessuno è al sicuro. Ma come siamo arrivati a tanto? Tutto ha inizio negli Stati Uniti. L'enorme massa di denaro immessa nel sistema finanziario a seguito degli attentati dell'11 settembre 2001 crea una spaventosa bolla speculativa sul mattone. Sono gli anni del credito facile, concesso anche senza adeguate garanzie. Ma questo spinge la finanza prima e l'economia in seguito, sull'orlo del baratro. Nel 2006 alcuni analisti avvertono: negli Stati Uniti i prezzi delle case sono sopravvalutati del 40%. Una ricchezza illusoria percorre il mercato, ma nessuno se ne accorge. La più classica delle bolle speculative. Per ogni americano, l'affare sembra sempre dietro l'angolo. Benvenuti a Bushwick, a Brooklyn, un quartiere definito dal New York Times la nuova zona calda nella storia immobiliare della città. Una delle domande più frequenti che ricevo è: Rick, come mai una banca concede mutui di 600... 800.000 dollari per una casa che al massimo ne vale 400.000. Che ci guadagnano se, ad esempio, chi ha acceso il mutuo non riesce a pagarlo? Il problema è proprio questo. Le banche scommettono sul fatto che il valore delle case continui a crescere e di conseguenza concedono mutui a chiunque, anche a chi non li può pagare. Per la banca, dopo tutto, c'è sempre la casa come garanzia. È il boom dei mutui subprime. Il gioco, però, dura poco. Sempre più americani non riescono a pagare il mutuo, il valore delle case crolla e le banche vanno in crisi. Ma l'epidemia è solo all'inizio e il contagio è globale. Già da anni, infatti, tutte le più grandi banche di investimento del mondo avevano puntato gran parte dei propri soldi sul mercato immobiliare e dei mutui. Crollato il primo tassello di questo domino, è venuto giù tutto il sistema. Le prime crepe nell'agosto 2007. Le borse aprono gli occhi e capiscono che il mercato immobiliare americano sta crollando. Da New York a Tokyo, da Milano a Londra, gli indici cadono a picco. Le banche centrali, sia in Europa che negli Stati Uniti, rispondono al panico immettendo nel sistema fiumi di denaro liquido. Ma non basta. Ormai è troppo tardi. Manager dai compensi milionari e in parte pagati con azioni degli istituti che presiedevano, hanno spinto sul baratro il sistema creditizio. Il loro unico interesse era far crescere il valore di quelle azioni e non la solidità del sistema. La finanza si era allontanata troppo dall'economia reale e aveva fatto il passo più lungo della gamba. Agli errori si era risposto con altri errori e la crisi non poteva più essere evitata. Nella primavera 2008, una dopo l'altra, falliscono alcune delle più grandi istituzioni finanziarie. Da Bear Stearns a Countrywide Financial, da Fannie Mae a Freddie Mac, e poi i colossi come Lehman Brothers, Merrill Lynch e AIG. E la crisi ha la sua immagine simbolo, i colletti bianchi di Wall Street che da lunedì mattina si ritrovano senza lavoro. Settembre 2008, il sistema è ormai deragliato. Ad ammetterlo il presidente degli Stati Uniti uscente, George W. Bush. La nostra intera economia è in pericolo. L'America potrebbe scivolare nel panico finanziario. Il nostro paese potrebbe sperimentare una lunga e dolorosa recessione. Le parole di Bush non lasciano dubbi. È recessione. Due mesi dopo, la palla passa al neoeletto Barack Obama. In questi momenti la nostra economia è intrappolata in un circolo vizioso. Il disastro di Wall Street significa che in giro per le strade delle città si dovrà stringere la cinghia. E se la gente produce meno e consuma meno, ciò di ritorno acuisce i problemi dei nostri mercati finanziari. Dalla grande finanza, dunque, la crisi è arrivata all'economia reale, alle tasche della gente. Meno soldi in circolazione, meno consumi, meno posti di lavoro. Male i titoli bancari, pesanti perdite anche a Wall Street. L'economia che crolla del 4% in tre mesi, mai così male da un quarto di secolo. Si taglia su tutto a Detroit, anche sul numero di prototipi presentati al Salone dell'Auto. Milioni di posti in fumo, milioni di famiglie che non ce la fanno a pagare i conti. E nel 2009 a rischio 50 milioni di posti di lavoro. A questo punto la crisi arriva anche in Europa. I conti di Lettonia e Ungheria sono in dissesto, ma anche Grecia e Irlanda hanno problemi.
In Italia nel 2008 il prodotto interno lordo cala dell'1% e per il 2009 la discesa prevista è addirittura del 4%. La produzione industriale va giù del 12% e le previsioni sono di almeno 500.000 disoccupati in più in 2 anni. Il libero mercato è in crisi, il capitalismo selvaggio ha fallito. E allora come uscirne? Come uscirne? Un interrogativo che è esploso negli Stati Uniti prima e in Europa dopo, ma che oggi è di grande attualità. Negli ultimi anni molte circostanze hanno aggravato la crisi diffusa del mondo occidentale e oggi in molti paesi europei misure drastiche per ripianare i deficit sono prese dai governi e per fare ripartire l'economia sono necessari sacrifici, tagli, imposte, lotta all'evasione e misure per lo sviluppo. Ricette valide per il presente, ma inefficaci se non sono legate a una strategia vincente per il futuro. Ecco perché incombe ancora quell'interrogativo. Come uscirne? In questa nostra indagine storica, nel tentativo di capire il presente e prevedere in qualche modo il futuro, vogliamo proporvi un'analisi incrociata fatta qualche tempo fa qui alla Storia Siamo Noi da 2 autorevoli esponenti della politica e dell'economia del nostro paese, l'ex ministro dell'economia del governo Berlusconi Giulio Tremonti e l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi. Un'analisi interessante perché conserva a 3 anni di distanza da quando è stata fatta molta della sua validità. Senta, ma il peggio è già arrivato? Il peggio è già arrivato, secondo me. Siamo in fondo al catino. Può darsi che questo fondo sia molto lungo, ma non c'è più la paura di andare in un abisso senza fine. Senta, ma indurre la paura, di cui si parla molto nel libro, è stata una strategia di governo del mondo oppure no? No, assolutamente no, ma il problema non è indurre la paura, è che la gente ha paura e forse ha una qualche ragione per avere paura. Ma secondo lei non c'è stata un'induzione, anche giocarci sopra? No, assolutamente no. Però c'è. Se lei usa la parola crollo, io dico che è scongiurato. Le difficoltà durano ancora e dureranno ancora a lungo. E come passa la paura? Se hai una visione del presente, del futuro, se capisci cosa è successo, secondo me, come il mondo libero nel 1944 ha definito un ordine globale del commercio, della finanza... Bretton Woods. Bisogna tornare a una cosa simile. Cioè pensare a una nuova Bretton Woods. Sì, se no è lo scontro. O il caos. Diciamo bisognerebbe inventare una globalizzazione dal volto umano, qualcosa del genere? Beh, una globalizzazione delle regole, non solo dei mercati. Senta, ma questa nuova Bretton Woods che lei invoca, l'abbiamo visto nell'articolo sul Messaggero, servirebbe un po' a costruire questa cosa? Non c'è dubbio, ne abbiamo necessità. È proprio perché è inutile che noi pensiamo a una regolamentazione nazionale quando la finanza scappa oltre i confini ed è assolutamente fluida, va in tutto il mondo. Però stia attento, preparare Bretton Woods, ci sono voluti 2 anni e mezzo di lavoro tecnico, quindi non facciamo una cosa superficiale, facciamo una cosa seria. Ma lei, di fronte alla globalizzazione, considera come priorità quella di proteggersi o di rendere più giusto il mondo? Più giusto il mondo, più equilibrato. È stato così per decenni, deve continuare a essere così. Continuare o ritornare? C'è stata una rottura negli ultimi anni, una rottura pericolosa. Il mondo prima, forse diviso dalle ideologie, ma era più equilibrato. Poi tutto accelera nel caos. Qual era l'etica? Qual è l'etica del capitalismo? L'etica è un insieme di regole che vanno rispettate. E le regole sullo strapotere, le regole sulla distribuzione del reddito, le regole sul tipo di remunerazione da dare, le regole sul fatto di non poter in qualche modo esorbitare dalle proprie funzioni. Questa è l'etica del capitalismo. Queste sono l'etica del capitalismo. Ecco, ma quando è finita allora l'etica del capitalismo? Beh, scusate, ma non è che ci sia mai stata in pieno dominante. È sempre stata una battaglia fra
i capitalisti che tentavano di abusare, come tutti coloro che hanno del potere in mano, e gli stati che dovevano in qualche modo controllare. E allora diciamo quando la si storia... è rotto questo, questa dialettica virtuosa. La dialettica si è rotta quando si è pensato che il mercato avesse sempre ragione. Io ho sempre pensato che la rottura del mondo fatta con il commercio mondiale fatto in quel modo di colpo avrebbe causato le crisi che stiamo vedendo, cioè senza regole. La crisi alimentare, la crisi finanziaria, la crisi politica. Secondo lei cosa ci stanno a fare i cinesi in Africa o i cinesi in America Latina? Me lo dica lei che è più esperto. Io penso che, lo dice da ultimo, non in questo modo, ma una serie di rapporti che si stampano, si leggono nel mondo, o ci diamo una regolata a tutti, oppure viene fuori un caos più brutto di quello che già c'è adesso. Senta, ma allora la Cina è un pericolo per l'economia occidentale oppure è un'opportunità, vista in questa ottica? Parliamo di Cina e poi parliamo anche di India. Sì. Adesso la Cina è un esempio. Come no, la Cina ormai è uno dei grandi protagonisti del mondo, quindi se uno la vede come pericolo non capisce niente. Io ho 20 anni che insisto sul fatto che la Cina si siede come grande giocatore nel campo di calcio del mondo. E allora la dobbiamo trasformare in un'opportunità. Ma si può dire allora che la colpa di Reagan e della Thatcher è stata quella, da una parte, di battere il comunismo, ok, e poi però di abbattere l'etica nel rapporto tra economia e politica? Si può dire anche questo, nel senso che loro hanno fatto una battaglia storica di grande importanza, poi non ne hanno saputo mettere il freno. Non hanno saputo fare la proposta esattamente, successiva. Esattamente, hanno messo in moto un grande movimento della storia, ma non l'hanno regolato. Non l'hanno regolato. C'è stata una rottura della storia, tutto accelera di colpo, caduto il muro di Berlino, il mondo si unifica nella illusione di una unica pace mercantile perpetua, un processo che poteva e doveva essere fatto in alcuni decenni, comunque con tempi e metodi lunghi, è stato accelerato, compresso e esploso in 8 anni, troppo poco. Perché siamo caduti in questa situazione? Perché sono state tolte delle regole, come ho detto prima, sia sì, repubblicani che democratici, sì, e molto spesso le regole esistenti non sono state applicate. E poi c'è un punto in più: la globalizzazione esiste, i mercati finanziari sono internazionali e occorrono anche regole a livello mondiale e non solo a livello nazionale. Ma quando lei dice che la globalizzazione è stata preparata, lo dice, da illuminati e messa in atto da fanatici della ricerca del paradiso terrestre, a chi pensa? Ma tutta quella cultura, quella ideologia per cui se eri un banchiere diventavi uno statista, se eri un banchiere statista andavi in giro come un padre della patria, l'idea che l'economia sapeva e poteva tutto, abbiamo visto nel 29 idolatrati, sì, i banchieri, signori, sì, esatto. È capitata la stessa cosa, dice. Diciamo che caduto il muro di Berlino si è attivata una cascata di forze, di fenomeni, sì, molto complicata, e devo dire di idee, di interessi, di mondi che si confrontavano. Non potevi fermare tutto questo, ma potevi farlo in tempi più lunghi. Quindi è il discorso dei tempi che in faceva in tempi prima, più lunghi e più saggi. Ma la vede questa preparazione in corso, no? Sensibilità le trova in giro? Beh, girando il mondo. Il G20 è stato più serio di quanto lo pensassi. C'era dietro passione. È stato sorpreso. Sì, sono stato abbastanza sorpreso. Non che abbia preso decisioni rivoluzionarie, come diceva prima, ma ha detto... dato il senso che c'è l'idea di marciare verso una regolamentazione unica. Poi ci saranno degli ostacoli impressionanti. Però intanto c'è... dagli stessi banchieri americani che ora dormono, tacciono. Mica tanto, sono già lì. Questi non vorranno... Il problema regole... che diceva che c'è Obama sul tavolo. Insomma. Non vorranno regole mondiali, perché... hanno sempre giocato sul fatto che ci sono più tavoli. Cioè che sono solo loro, sì, mondiali, e tutti loro gli altri mondiali invece no. E giocano su più tavoli. Quindi tra Parigi, che è la sede dei lumi, e Roma, che è la sede, diciamo così, della spiritualità, oggi serve più Roma di Parigi? Diciamo che non è... Per semplificare.
Per semplificare, la questione delle radici non è laici verso religiosi, valori della laicità, dell'illuminismo verso i valori spirituali. Nel mio libro, per esempio, la vedo diversa, ed è: che idea hai dell'Europa? Pensi che l'Europa debba essere uno spazio commerciale aperto, con alcune autorità amministrative vigili, urbani o diurni del traffico, o vuoi un'Europa politica che cominci dai popoli, dal Parlamento? Ecco. Professore, lei insieme è economista, è politico, diciamo è stato politico, perché ha questo vezzo di dire che è stato politico. Mi spiega esattamente come è successo che la politica è diventata ancella dell'economia? Perché non ha fatto il proprio mestiere, perché ha voluto essa esorbitare. Quando la politica ha voluto prendere dei pezzi della vita economica, averne dei vantaggi come politica, in quel momento non è più stata rispettata. Senta, ma sostenere che le banche, che sono all'origine del disastro, aiutarle, insomma, come è capitato in questo periodo, senza che i top manager, cioè i responsabili di questi disastri, abbiano pagato per quello che hanno fatto, le sembra che sia ristabilire il primato dell'etica? No, di certo, però distinguiamo le due cose. Primo, le banche vanno salvate, perché se non si lascia, se non si fosse lasciato fallire la Lehman Brothers, i problemi oggi sarebbero la metà di quelli di prima, perché se la gente ha paura che le banche falliscono, tutto crolla, ma i responsabili delle porcherie fatte vanno punite. Il capitalismo nasce sulla società per azioni, da secoli è così, adesso una quota della finanza ha forme giuridiche diverse dalla società per azioni. I controlli, tutta la ideologia, l'informazione sono fatti sui bilanci delle SPA, delle corporation. Adesso un pezzo importante della finanza è fatto con altri strumenti. Io però insisto nel dire, per fortuna dei risparmiatori, di quelli che c'hanno la casa, e anche per fortuna dei banchieri, che ci sono i governi che li salvano. Ecco, ma oggi, di fronte a questa crisi così profonda che, come dice lei, cambierà tutto, qual è la discriminante tra l'essere di destra e l'essere di sinistra? Ma primo, la distribuzione dei redditi, cioè quando io dico 1-400 di differenza, beh, lì vuol dire che c'è qualcosa che non va. In secondo luogo, le opportunità da dare alla gente, cioè uno Stato, una comunità che non garantisce la salute, la cura e non garantisce la scuola, non sarà mai uno Stato di sinistra, non sarà mai uno Stato progressista, sarà, e nemmeno riformatore. Ecco, queste sono le due grandi discriminanti. Poi ce n'è una terza, che è il riconoscimento del ruolo dell'ONU, delle strutture supernazionali e quindi anche dell'Unione Europea per costruire ad agio una pace mondiale. Capisco che in quello che sto dicendo c'è anche un po' di utopia, ma se non ci incamminiamo in questa direzione non ci arriveremo mai. A leggere il suo libro, in qualche modo, viene quasi in mente Gesù che scaccia i mercanti dal tempio. È un'immagine che le piace, eh? Diciamo che i mercanti dal tempio sono stati scacciati dai popoli, che non ci credono più. L'economia, ripeto, è importante, ma l'economia non è tutto. Lei, appunto, lo stavamo dicendo, ha invocato anche un ritorno chiaro, esplicito, alle radici giudaico-cristiane dell'Europa per affrontare la crisi e non solo. Perché è necessario questo ritorno? Un po' l'ha detto. Le dico una cosa che magari la stupisce, le stesse cose le ha dette Paolo Prodi, che non è sospettabile, come dire, di vicinanza. Io credo che noi dobbiamo, se vogliamo andare avanti con l'Europa, e dobbiamo andare avanti. Paolo Prodi, fratello? Il fratello, lo storico, ha scritto le cose simili e molto importanti. Ecco, ma Romano Prodi, invece, a proposito dell'Europa, nel suo libro sull'Europa, La mia visione dei fatti, sostiene che la speranza
è ancora l'Europa allargata, purché impari a decidere a maggioranza e non all'unanimità. È questo il problema? Ma il problema è che l'Europa deve fare politica. Ma a proposito di crisi, comunque, e di nuovi del nuovo mondo che verrà, come ha detto lei, cioè delle nuove ricette da usare, Tremonti l'abbiamo sentito provocatoriamente, è arrivato a dire che bisogna cercare la soluzione più nella Bibbia che nei libri di economia. Ecco, è una provocazione che condivide o no? Questo ha completamente ragione, ma non riguarda mica solo oggi. Se avessimo letto un po' più di Bibbia anche durante gli anni in cui il libero mercato trionfava, oggi non saremmo nella crisi in cui siamo. Cioè, stia attento, perché l'etica era necessario per i politici e per i finanzieri allora è necessaria per i politici e per i finanzieri anche oggi. E allora qual è la sua speranza? Che l'Europa faccia l'Europa, l'ha sempre fatto, deve continuare a farlo. È finita la fase economica, pura economica, deve iniziare la fase politica. Ecco, comunque lei ha scritto anche che tutto sarà diverso, ma diverso a partire da cosa? A partire dal potere. Ci saranno nuovi stati potentissimi e vecchi stati più deboli, dalle gerarchie all'interno dei paesi, non ci sarà più questo comando senza controllo della finanza, ci sarà più peso della produzione reale dell'industria e io credo che ci sarà anche più spazio per maggior giustizia sociale.